appunto, come dicevo prima quando sono intervenuto in questo bellissimo dibattito molto stimolante, e vorrei provare a darvi anche qualche messaggio di positività sul fatto che l'Italia può esprimere leadership, può contribuire allo sviluppo della tecnica, dell'industria, della scienza, della cultura nel futuro. E, guardate, io per mia parte sono ingegnere elettronico, un dottorato in biorobotica, quindi faccio parte di coloro che hanno scelto nella vita la cultura STEM, però non credo che sia necessario dare, no, un messaggio di dominanza della cultura STEM rispetto a discipline che non fanno parte. Tra l'altro un trend ora è quello di passare dallo STEM allo STEAM, no? Dove STEAM include anche arte. Tra l'altro STEAM è Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics. Tra l'altro STEAM in inglese significa vapore, no? Quindi anche ha un significato, un'immagine. Perché proprio l'arte? No? Perché proprio l'arte? L'arte and humanities in generale, rientro in questa disciplina più ampia. E, voglio iniziare appunto citando questo film, no? Molti di voi probabilmente lo conoscono, Io Robot del 2004, e, lanciando sul dibattito di oggi il tema: ma i robot e il lavoro, i robot creano o tolgono lavoro? Questo è un interrogativo che molti si pongono, il dibattito pubblico, nazionale, internazionale. Con preoccupazione, giusta preoccupazione, le cose vanno affrontate con spirito critico. Qua vedete robot che fanno vari lavori che oggi sono eseguiti da umani, in un futuro potrebbero non essere più eseguiti da persone. Però c'è un altro interrogativo. Sì, è vero, i robot possono sostituire, cambiare il nostro rapporto con il lavoro, però dobbiamo anche chiederci se è veramente giusto e corretto che tutti i lavori siano svolti dai robot. Forse qualcuno è preferibile sostituirlo, qualche lavoro in cui chi lavora in quei contesti è a rischio della propria vita, della propria incolumità, della salute, perché sono lavori usuranti, sono lavori faticosi, lavori a rischio, lavori con agenti contaminanti, chimici. Avete visto durante l'incendio a Notre Dame? È arrivato un robot pompiere che è entrato dentro perché poteva farlo soltanto lui. Punto. E quindi un tema è questo. Possiamo e vogliamo sostituire qualche lavoro? La robotica, guardate, è entrata nell'industria negli anni 60. Nel 61 per la precisione sono arrivati i primi robot industriali che hanno avuto come loro obiettivo quello di aiutare gli operai a fare compiti in metallurgia, siderurgia, nella gestione delle parti calde, metalliche, in industria di produzione. Ecco, vedete, ha permesso questo di evitare di esporre i lavoratori a rischi. Chiaramente poi nasce un'altra domanda, la robotica oggi, questo è un video che per me è bellissimo, in realtà è del 2015, quindi non è la robotica di oggi, però guardate, questo è il miglior stato dell'arte del 2015, che ha fatto dal 2015 a oggi, 2019, enormi passi in avanti rispetto a questo, ma questo è il miglior stato dell'arte del 2015, è la più grande competizione di robotica mobile umanoide al mondo. Che si è avuta nel 2015, quindi robot che nell'agire in contesti strutturati avevano enormi problemi. Quindi chiaramente la robotica oggi non ha la maturità per rispondere a tutti i problemi della vita quotidiana. La robotica però ha un potenziale sicuramente in un contesto strutturato della fabbrica, sicuramente in altri contesti di cui vi parlerò qui. Io vi parlerò di un paio di casi di studio, tre per la precisione, di robot che interagiscono con la persona, perché la robotica di oggi, a differenza della robotica del passato, è in grado anche di interagire con la persona. Quindi vi parlerò di robot collaborativi, robot indossabili, robot impiantabili.
Robot collaborativi sono robot che sono anche, stanno entrando ora negli stabilimenti produttivi, e cambieranno probabilmente radicalmente il rapporto tra robot e lavoratore. Perché? Perché vedete in questa diapositiva, vedete questo filmato di uno stabilimento produttivo che è presente ma era anche passato, quello di sinistra, in cui vedete dei robot che fanno un'operazione completamente automatizzata. Lì dentro non vedete un lavoratore. Per quale motivo? Perché qualora un lavoratore entrasse in quel contesto produttivo verrebbe ferito, ucciso. Perché i robot del passato dovevano essere chiusi dentro le gabbie che separava la produzione con i robot dai lavoratori che qui la produzione poi dovevano gestire, eccetera. I robot del futuro, sì, ci sarà ancora robotica di quel tipo che nasce anche insieme a aumento della produttività, è evidente questo, però nasce anche con lo spirito di evitare di esporre i lavoratori a processi produttivi difficili, processi produttivi rischiosi per la salute e la qualità della vita. La robotica del futuro in realtà potrà permettere anche di interagire con la persona, con il lavoratore. Non necessariamente i robot nel futuro, i robot collaborativi rappresenteranno un rischio di rimozione e sostituzione totale dei lavoratori, perché potranno condividere operazioni come se fosse un compagno, una compagna del lavoratore, perché potranno supportarlo e rendere un'operazione, un processo produttivo più ergonomico, meno faticoso, eccetera. Quindi questo è un primo spunto che vorrei lanciare alla discussione di oggi. E qui a questo si collega il tema della robotica indossabile. Il robot è indossabile, quindi parte della robotica evolve in una direzione di indossabilità. Nel nostro istituto di ricerca, che siamo un istituto di biorobotica, quindi studiamo, sviluppiamo macchine che in primo luogo aiutano la persona a partire da contesti di salute, disabilità, supporto, eccetera. Quindi in questo caso vedete ad esempio un robot esoscheletrico che aiuta una persona che ha avuto una grave lesione a recuperare capacità motorie, quindi un robot biomedicale. Però queste tecnologie, partendo dal biomedicale, poi possono essere traslate nello sviluppo di robot indossabili. E che funzione ha un robot indossabile? Ad esempio alleviare il carico al sistema muscoloscheletrico. Per permettere a un lavoratore che magari nell'effettuare un'operazione di carico-scarico di un pacco, di un abitare, eccetera, permettere a un lavoratore di soffrire meno quell'operazione del processo produttivo e di conseguenza ridurre l'incidenza di malattie professionali o di infortuni sul lavoro, che sono due facce diverse della stessa medaglia, infortuni professionali e malattie. Infortuni sul lavoro e malattie professionali sono due casistiche diverse, in un caso un fatto cronico, in un caso un fatto acuto. Comunque l'inserimento di tecnologie che tutelino la qualità del lavoro permette di ridurre entrambi. E infine i robot impiantabili. Ora stiamo vedendo chiaramente una possibilità, una rivoluzione anche sul tema della robotica impiantabile, perché noi in questo siamo stati pionieri a livello mondiale, posso dire senza paura di smentita. Abbiamo dimostrato capacità di impiantare mani robotiche in persone che hanno perso la mano, di recuperare funzioni sensoriali fine, quindi persone che hanno perso la mano e recuperano anche la capacità prensile della manipolazione con oggetti, riconoscere la texture, eccetera. Ecco, questa ora una tecnologia sta diventando stato dell'arte, così come 10 anni fa è diventata ormai stato dell'arte tecnologia di neuroprotesi cosiddette uditive. Guardate, quella non è robotica, sono neurotecnologie, poi in qualche modo sono tecnologie trasversali che sono collegate tra tutte. Neuroprotesi uditive o neuroprotesi visive. A Firenze, un docente dell'Università di Firenze, dell'ospedale di Firenze, ha una delle più grandi casistiche al mondo di impianti di neuroprotesi per il recupero parziale del senso della vista. Si tratta di recupero chiaramente parziale, i miracoli non esistono, però sono tecnologie che ormai stanno diventando stato dell'arte. Sulla mano, sulla gamba, ancora sono casi di studio, probabilmente fra una decina d'anni avremo una casistica molto più ampia. Cosa significa questo? Sono tecnologie che sono in grado di integrare intimamente la macchina e il corpo. Cosa porteranno? Da un lato un impatto nel settore per il quale sono state concepite, quindi neuroprotesi di mano, gamba, eccetera, quindi la capacità di rispondere anche a esigenze di persone che hanno avuto
infortuni sul lavoro, gravi, disabilitanti, eccetera, ma dall'altro anche applicate in altri contesti, perché a partire dalle tecnologie abilitanti sviluppate in questo quadro, ad esempio di una protesi di mano, allora puoi traslare quello sviluppo tecnologico e spostarlo su una robotica per il soccorso. Felicia parlava proprio del tema del vigile del fuoco robotico, era un drone, probabilmente era un robot terrestre, ecco, che a partire da un certo set di tecnologie abilitante riesce a effettuare ad esempio in quel caso operazioni di protezione civile. Ad esempio con questa nostra collaborazione con il Jet Propulsion Lab dell'Agenzia Spaziale Americana, la NASA, abbiamo dimostrato la capacità di sviluppare all'interno di una mano robotica, abbiamo pubblicato recentemente questo studio congiunto, all'interno di una mano robotica dotarla di capacità prensili molto raffinate, molto precise, che permetteranno in un futuro a questo robot e anche al know-how che ci siamo riportati indietro in Italia a seguire questa collaborazione di avere capacità di agire in un contesto non strutturato, in un contesto difficile, eccetera. Quindi vedete, in questo settore la fusione di diverse discipline, quindi tra elettronica, informatica, meccanica, meccatronica, quindi è una disciplina fortemente integrativa, la robotica porta a sviluppo tecnologico. E interazione uomo-macchina. E interazione persona-macchina, sì. Nella social innovation, nel senso di innovazione non solo per la società ma con la società, questo è applicare in un altro contesto, ad esempio quello della disabilità sensoriale, persone sordo cieche, tecnologia di robotica. Quindi nell'ambito di un programma di ricerca stiamo sviluppando tecnologia per permettere a persone sordo cieche, quindi che hanno gravi disabilità anche nella comunicazione, di comunicare tramite un braccio robotico a distanza, un telefono sostanzialmente, però con un braccio robotico che riproduca la loro capacità di segnare. E questo progetto di ricerca, che è stato finanziato nell'ambito di un programma che si chiama Smart Cities and Social Innovation, io sono responsabile del progetto, e tra l'altro a proposito di integrazione con gli end user, Mirko non solo è un end user, lui è sordo, ma è un ricercatore. È un ricercatore che lavora attualmente al CNRS in Francia, che però ha una collaborazione forte con il nostro progetto. E con policy di integrazione, vedete, le persone con disabilità non necessariamente, e fortunatamente in Italia ci sono delle leggi che tutelano, permettono ad esempio centralinisti, esperienza comune, no? Centralista, cieco, eccetera, però non solo, una persona con disabilità può fare anche ricercatore e all'interno di un progetto contribuire a definire le specifiche tecniche, le specifiche scientifiche, certo. le sfide che affrontiamo nell'ambito del progetto. Cosa porta tutto questo? Quindi integrazione tra diverse discipline, neuroscienze, psicologia, robotica, e questo era anche il messaggio che volevo dare all'inizio, non necessariamente è tecnica, mm-hmm. ma bisogna integrare, e ne parlava anche prima il professor Italiano, vari contributi che ci sono stati, ecco, cioè attenzione, il mondo e l'evoluzione che ha, io quello che diceva il professor Italiano, riconosco il messaggio che ha dato il professor Principe, il suo rettore della sua università, quando ci siamo incontrati a FIDE, no? Su proprio quella T delle competenze, cioè è importante passare da una competenza fortemente specializzata a una capacità di essere verticali su un settore, ma anche trasversali. Mi chiamava competenze T. E nel, appunto, in questo caso, ad esempio, sviluppo di intelligenza artificiale, ma intelligenza artificiale è basata su cosa? Chiaramente algoritmi, dati, eccetera, ma anche neuroscienze, quindi capacità di studiare il cervello, psicologia, comprendere fenomeni, processi cognitivi, eccetera. Quindi questo è il nostro approccio tecnico, tecnologico e scientifico. Partire dalla ricerca scientifica, anche di base, anche fondamentale, sì, fino ad arrivare all'innovazione e all'impatto. Cosa significa innovazione? Poi innovazione significa saper tradurre nuove tecnologie in opportunità di business, ecco, quindi imprese, start-up, eccetera. E voglio darvi due numeri a riguardo. Le tecnologie, diciamo,
dalla rivoluzione industriale, poi l'introduzione di nuove tecnologie abilitanti, vedete, ha portato discontinuità. Questo è un report McKinsey, ormai un po' vecchio, se non sbaglio del 2014, che però mostra sul passato, da un lato, le discontinuità del prodotto mondiale lordo aggregato sono state fortemente indotte da discontinuità tecnologica. Ora siamo nella cosiddetta 4.0, che significa la quarta rivoluzione industriale. La prima era quella della macchina a vapore, poi il motore elettrico, poi la robotica e l'elettronica, ora è robotica, elettronica, big data e intelligenza artificiale, tutto insieme a iperconnettività. Ecco, vedendo questo report McKinsey, che identifica una serie di tecnologie abilitanti, tra cui la robotica, che è proiettata nel 2025 a portare un surplus di produzione industriale a livello mondiale compreso tra 1,7 e 4,5 mila miliardi di dollari. Cosa significa? È come se voi prendiate circa da una Italia a tre Italie, circa più o meno convertendo questi dati in euro, e le aggiungiate questa alla produzione mondiale. Okay? E guardate, l'Italia è un grande paese, cioè, quindi solo il contributo additivo della robotica avanzata al 2025 nella produzione che porterà al mondo avrà come aggiungere tre volte l'Italia o una volta l'Italia al mondo. Però chiaramente predire il futuro non è facile, io ho dato dei numeri sulle serie che vedono, cioè fanno delle proiezioni sul futuro, però guardate Blade Runner, no? Bellissimo, macchine volanti eccetera, poi in realtà pensando al futuro c'erano ancora le cabine telefoniche, ecco, no? Quindi insomma non necessariamente il futuro si può predire, però vi posso far pensare a dei dati invece che sono serie storiche del passato, e qui abbiamo Eurostat, no? Ce le può semmai falsificare o almeno analizzare ulteriormente. E sicuramente la robotica sta crescendo a una velocità incredibile, a doppia cifra, in Europa sta crescendo, in Italia sta crescendo, l'Italia ha una forte leadership, notare una forte leadership, queste sono serie del passato, non previsioni future, una forte leadership che ha avuto degli alti e bassi, ma sostanzialmente l'Italia negli anni è rimasta circa il sesto produttore di robot al mondo, quindi siamo in grado di esprimere una forte leadership. Come dicevo prima nel dibattito, abbiamo espresso due presidenti della società scientifica mondiale di robotica, della società industriale, aziende attive nel settore, grandi e piccole, non solo grandi. E qui c'è il tema anche di un intervento pubblico. Dal mio punto di vista, andare a introdurre, ogni tanto si sentono, introduciamo i dazi sulla produzione, sulle vendite dei robot, oppure tasse sulla produzione dei robot, come se fosse l'IRAP, no? del robot, no? E guardate, può avere un senso farlo, visto che siamo in un contesto pubblico, se non discutere anche il Parlamento, chiaramente la massima espressione, no? delle policy, probabilmente sarebbe controproducente per il sistema nazionale fare questo. Ritorno al tema iniziale, i robot tolgono o creano lavoro? Probabilmente spero di avervi convinto sul fatto che in realtà possono portare opportunità, in cui, ma non è solo gli sviluppatori, sennò diventa un'oligarchia, non solo coloro che hanno avuto la mia fortuna, gli altri colleghi, eccetera, che si trovano in un settore ad oggi probabilmente di punta, ma anche c'è, cioè, tutto un sistema, un ecosistema collegato che passa dal giurista che sappia gestire l'ingresso delle macchine nella società, che passa da chi deve sviluppare i modelli di business, che passa anche dalla cultura umanistica e così via. Quindi la robotica in realtà può creare lavoro e creerà, continuare a creare lavoro, ci vuole investimento in ricerca di base. Noi questo lo stiamo facendo, abbiamo ottenuto recentemente un cosiddetto dipartimento di eccellenza, che è accademico, sa cosa si tratta, nel settore in robotica, in cui affronteremo e lanceremo ulteriori sfide di ricerca di scienza di base nel settore. E qual è la strategia europea e italiana? Di trasformare questo anche in innovazione. Ci sono varie iniziative a riguardo, dai centri di competenze in Italia, noi ne stiamo coordinando uno, Digital Innovation Hub in Europa, e vari programmi che fonderanno sostanzialmente insieme, perché
avremo in un futuro programmi di ricerca nelle cosiddette macchine intelligenti, quindi fonderanno il tema della robotica, dell'intelligenza artificiale, big data, internet of things, data science. Ecco, tutte queste discipline da qui al 2030 probabilmente saranno all'interno di un unico contenitore perché sono fortemente collegate. E concludo, permettetemi un po' di pubblicità a progresso, diciamo così. Noi siamo alla Scuola Superiore Sant'Anna, alcuni di voi sono al termine del liceo, fate il concorso per entrare alla scuola, per diventare allievi ordinari, è un contesto con 50 posti circa l'anno, totalmente gratuito, è un momento, è un'opportunità di mobilità sociale. Io sono stato allievo della scuola, ho conosciuto mia moglie alla scuola, nota di personale così, entrambi. Poi c'è chi può avere, diciamo, famiglie più o meno nobili alle spalle, mio papà faceva il ferroviere, i genitori di mia moglie facevano gli insegnanti di scuola superiore, ci hanno insegnato a studiare, stiamo diventando, lei lo è già, professoressa universitaria di un'altra università, io forse lo diventerò a breve, la mia posizione si dovrebbe convertire da professore a breve, in automatico. E quindi è un'opportunità, allora, per non parlare di casi personali, però è un'opportunità in generale di mobilità sociale, quindi quelli di voi che sono interessati facciano il concorso. Cioè, a volte esiste la mobilità sociale, ci stai dicendo? Assolutamente, in Italia ci sono tante occasioni di mobilità sociale comunque. Abbiamo una laurea magistrale che attrae tantissimo dall'estero. Abbiamo tante domande italiane, ma tante domande internazionali. Questa è veramente tanta buona immigrazione di qualità che stiamo riuscendo a portare in Italia, con fior di ingegneri con lauree triennali che vengono in Italia, che vengono da tutto il mondo, come vedete da questo schema. Cioè, da tutto il mondo stanno venendo in Italia per trovarsi in un contesto internazionale per fare laurea magistrale o dottorato di ricerca. E tante donne, vedete, coordinatrici di dottorato di ricerca, professoressa Menciassi, che era prorettrice della nostra università, professoressa Carrozza, mio maestro, ecco, cioè, tante donne che hanno anche opportunità di crescita, di carriera a partire da queste discipline, con un posizionamento internazionale, grazie anche al fatto che probabilmente siamo trovati in settore di punta, a scegliere di puntare sul merito, sulla mobilità sociale, e ci ha premiato a livello internazionale. Permettetemi di citare solo due risultati: uno è quello del, diciamo, essere terzi tra le piccole università, perché il nostro modello è essere una piccola università, meno di 5.000 persone complessivamente tra docenti, studenti eccetera, al mondo siamo la terza al mondo, e tra le prime 10 giovani università al mondo siamo, diciamo, abbiamo meno di 30 anni, e questo è un ranking tra le università che hanno più di meno di 50 anni, quindi in effetti questo è un contesto anche molto dinamico, si parlavano ogni 2 anni cambiano le cose, anche nel contesto dell'università tanto e molto sta cambiando al mondo. Grazie. Bene, grazie. Domande? Una manina. Allora, io vorrei ricollegarmi a quello che ha detto in precedenza sul contributo che i laureati di psicologia possono dare all'intelligenza artificiale. Allora, io sono laureata a una laurea triennale in psicologia e ho fatto una tesi su una simulazione robotica di psicologia sociale, insomma, per cui sono molto interessata all'argomento. Il problema è che su internet, anche cercando informazioni, non c'è nulla che ricolleghi la psicologia, le neuroscienze, la psicologia cognitiva all'intelligenza artificiale, almeno qua in Italia, a Roma o comunque nelle principali università. Quindi siamo la mia domanda è il motivo per cui non ci sono queste informazioni, per cui l'intelligenza artificiale e la robotica viene sempre collegata all'ingegneria, a comunque materie prettamente informatiche, ecco. Chiaramente siamo una disciplina tecnica in primo luogo, cioè, quindi la robotica nasce dall'ingegneria, è ovvio, no? Però proprio le scienze cognitive sono fondamentali
per la comprensione, ad esempio, di processi sociali. Ad esempio, personalmente, io effettuo esperimenti, studi scientifici, e uno dei video che vi facevo vedere prima ne sono la prova, con protocolli cosiddetti di psicofisica sperimentale, no? Se fai psicologia sicuramente sai cos'è la psicofisica sperimentale. Ecco, questo studio che abbiamo pubblicato nel 2016, ora stiamo facendo uno studio successivo, in cui abbiamo dimostrato capacità di dare funzioni sensoriali raffinate alla mano di una persona amputata, abbiamo applicato all'interno di questo studio metodi di psicologia sperimentale, psicofisica. Per da un lato definire i protocolli sperimentali, per interpretare i dati, quindi per ricostruire ad esempio come a partire da uno stimolo somministrato alla persona, allora da lì derivavamo una percezione, eccetera. Quindi, e da lì per costruire modelli. Quindi noi sicuramente lo stiamo facendo. So per certo che altri hanno un approccio olistico simile in Italia. Recentemente ho avuto proprio una teleconferenza con una collega dell'Università della Sapienza, proprio di Roma, che ha vinto un bellissimo progetto ERC, quindi tra i più prestigiosi programmi europei di finanziamento e ricerca di base, che proprio si occupa di unire robotica e psicologia, no? Quindi a volte probabilmente alcune informazioni non passano, non circolano, forse proprio nell'ottica di quello che volevo dire all'inizio, cioè per cui si tende a enfatizzare i messaggi negativi e magari non diffondere esempi di eccellenza, che ce n'è tanti in Italia, ok? Quindi poi se vuoi dopo magari possiamo anche parlare separatamente, posso fare degli esempi più specifici. No, capisco, ecco. Ok, va bene. Sì, no, l'intelligenza artificiale ha a che fare con la psicologia anche parecchio. E il professor Italiano ci potrà raccontare degli algoritmi e delle reti neurali e di come questo nuovo funzionamento degli algoritmi assomigli terribilmente al funzionamento del cervello umano e di come questo anzi ci aiuterà a capire forse meglio anche il funzionamento del nostro cervello, cioè come ad esempio apprendiamo e come impariamo ad apprendere. Esatto. Quindi se questo non, credo che non sia sufficiente la competenza tecnologica per affrontare questi temi. Prego. Ricordo 2 anni fa di aver assistito a una conferenza di un ricercatore dell'Università di Padova, specializzato in robotica, che ci ha fatto vedere dei video in cui delle persone affette da, mi sembra fosse distrofia muscolare, potevano riprendere a svolgere azioni normali come bere, grazie a degli arti non attaccati al corpo ma appunto indossabili, come diceva lei prima. E appunto avevano dei rilevatori anche sulla testa. E ci spiegava che ogni giorno queste persone dovevano fare mezz'ora di training per ogni direzione che sceglievano per muoversi nelle 3 dimensioni spaziali, quindi dovevano pensare per mezz'ora destra, 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 per mezz'ora sinistra, sinistra, sinistra e così per tutte le direzioni, per alla fine poter riuscire a bere un bicchiere d'acqua pensando alla direzione con cui prendere il bicchiere e portarlo alla bocca. Il problema, ci spiegava, è che queste 3 ore di allenamento dovevano essere svolte ogni giorno da zero, perché gli impulsi nervosi che passavano attraverso il cervello facevano percorsi diversi ogni giorno e raggiungevano distretti leggermente diversi. Quindi appunto, siccome parlavate anche dell'importante ruolo che giocano in questi campi psicologi, neuroscienziati, sono stati svolti passi in questi 2 anni? Per questa direzione, perché è una mia curiosità personale. Grazie. Allora, intanto grazie, la domanda è bellissima e stimolante, mi richiederebbe veramente un convegno dedicato a rispondere, ecco, no? Quindi io qua, appena stimolato la domanda, sono ritornato su questa diapositiva, qui faccio vedere proprio questi risultati di come
ricerca poi nell'isoscheletro a partire dal miglioramento della qualità della vita a persone con affette ad esempio da tetraparesi, eccetera, lesioni spinali, e poi diventano anche prodotti industriali per i lavoratori in buona salute, eccetera, no? Quindi cioè, come anche si trattano diverse discipline. E vedete, qua in questo studio, questo è stato pubblicato su Science Robotics, una rivista importante scientifica, ha dimostrato la capacità di, tramite un dispositivo esoscheletrico, avere un recupero di funzioni di manipolazione con questi caschetti, no? Con elettrodi, elettroencefalografia, che permettono di interpretare e diffondere informazione proveniente da elettrodi di superficie, muscolari residui, proveniente dal caschetto, eccetera. Ora, chiaramente questi sono studi pionieristici ancora, quindi in pochi anni si fanno progressi enormi, però abbiamo anche il dovere, noi che facciamo ricerca, di non diciamo, illudere le persone che hanno delle disabilità e problemi gravi, quindi ci vuole tanta buona ricerca, si stanno facendo dei passi da gigante, però i problemi che tu menzionavi esistono, sono veri, sono un'ottima rappresentazione delle sfide scientifiche di questa disciplina, e quindi la capacità di generalizzare, la capacità di mantenere l'addestramento fatto stabile nel tempo, e noi anche questo l'abbiamo avuto con gli amputati, quindi ad esempio come negli elettrodi impiantati, allora riuscivamo con lo stesso sito a indurre stimolazioni su giorni diversi, stabili nel tempo, eccetera. Quindi sono tematiche che sono lo stato dell'arte e la frontiera della ricerca, però chiaramente quello che si sta vedendo rispetto a 10 anni fa, che ora la tecnica e il progresso scientifico nel settore sta facendo dei passi in avanti, per cui in casi di studio di piccolo numero si sta dimostrando la capacità di rispondere positivamente a queste esigenze cliniche. Fra 10 anni vedremo come questi casi di studio diventeranno probabilmente dei test di ampia scala, come ad esempio è successo con le protesi cocleari, come è successo ad esempio con le protesi visive, che stanno diventando ormai applicate comunemente nella pratica clinica nei casi che prevedono l'inclusibilità del soggetto in quei trial clinici specifici.